seconda gara dell'International GT Open Silverstone si apre esattamente come la prima, con la vettura numero 63 che va in testa. Questa volta la guida però Albert Costa, con Michael Grenier a guardargli le spalle, e le McLaren del team Tio Martin che si vedono sopravanzare dalla Mercedes di Fabrizio Crestani. Ottima prova dell'italiano, che riesce a non farsi beffare dalle vetture che qui sono nella gara di casa. La rimonta di Federico Leo nelle battute iniziali in confronto con l'altro italiano Raffaele Gianmaria, la Ferrari di Cameron e Griffin che va a recuperare posizioni sulla Lambo e successivamente anche sulla BMW di Bates Gewisser, ma la pilota olandese un po' in difficoltà in questa situazione. Tom Oslon Cole che dopo un errore deve ricostruire tutta la sua gara in rimonta, arriverà comunque alla fine il podio della Pro-Am. Il cambio piloti in casa McLaren, che senza handicap riesce a uscire davanti alle Lamborghini. Questo invece è il contatto che costa una reprimenda a Tom Oslon Cole con la Mercedes di casa SPS. E qui ancora la Ferrari del Spirit of Race in battaglia con la Lambo del WSR. Grande e animata la situazione a centro gruppo. Questo è il contatto finale invece che mette fuori dai giochi nella lotta per il podio Codrich e Wilkinson. Ci poteva salire Miguel Ramos, ma 10 secondi di penalità riportano dunque Sidler e Gonda davanti, con Altoe e Costa che vincono la seconda gara del weekend.